E dice non soltanto città della scienza, della pace, città della natura e dell'ambiente. Io come direttore del GAL abbiamo portato avanti questo progetto non soltanto con Erice ma con Custonaci, Valderice, San Vito e Castellammare. In questo caso con le passeggiate, con il trekking, il ruolo del GAL in questo progetto sarà quello non soltanto di avere portato avanti il progetto con gli altri partner, la Strada del Vino, il CAE e i comuni, ma quello, il ruolo più importante per noi ora è il futuro, quello di fare promozione a questo percorso per far sì che questi percorsi una volta fatti non rimangano lì ma vengano usufruiti dai turisti portando questa nuova realtà alle fiere o facendo dell'attività di incoming che sarà proprio il ruolo del GAL. Uno dei punti principali sarà proprio far funzionare la sentieristica, per cui investire del denaro, investire in risorse umane. Oggi è una giornata importante, intanto perché presentiamo un progetto che con poche risorse ha messo in evidenza le grandi potenzialità di questo territorio dal punto di vista naturalistico, ovviamente dal punto di vista dell'attrazione turistica, il turismo sano che guarda molto all'ambiente e che guarda un aspetto che è importante di questo territorio, quello religioso. L'intero territorio è sotto la protezione di Maria Santissima di Custonaci. Non è un caso che il santuario di Custonaci fa un po' come punto di riferimento e crocevia dei vari sentieri, non solo quello che da Erice arriva fino al santuario che è il percorso della Madonna, ma anche da Buseto, ma anche dalle altre realtà del Lago Ricino, da Valderice, i sentieri molti convergono sul santuario. Diciacolò a suggellare il tutto. Sì, Liciacolò credo che sia la persona più adatta perché è un appassionato, un amante dei territori dal punto di vista ambientale. È un personaggio che abbiamo voluto fortemente che facesse la madrina. Questo progetto stiamo dimostrando di mettere in pratica l'unione e la collaborazione dei vari comuni. Punto zero, ma per noi sono già 2 anni di lavoro. Io sono il direttore marketing del GAL Elimos, coprogettista. Il mio ruolo è anche quello di promuovere tramite il GAL le attività che poi si svolgeranno di promozione dei percorsi che sono stati tracciati. È stato un errore uscire dall'associazione dei comuni della Grecina. Qualche anno fa il comune di Castellammare, secondo me, inopportunamente. Comunque in questo progetto noi siamo centrali, addirittura il progetto nasce col CAE di Castellammare. Sono 110 km di percorso, ma il Monte Inice al centro è il cuore un po' di questa cosa, assieme a Monte San Giuliano, quindi il percorso è unico. Quindi noi ci entriamo a pieno titolo. I servizi che gestisce questa struttura erano fondamentali anche per noi. Sindaco, oggi se verrà chiamato a dire la sua in questa importante assise, dove c'è la presenza forte di Liciacolò, cosa dirà? È appetibile, assolutamente appetibile il Monte Inice. Noi puntiamo... Anche nelle prossime settimane presenteremo un progetto affascinante per l'istituzione della riserva dei Monte Inici. Monte Inici è un po' il cuore di questa zona. Questo progetto affidato al GAL ne cura insomma, la fase iniziale. Questa iniziativa dei percorsi di tutto questo territorio, del Lago Ricino, di tutto questo territorio che ingloba diversi comuni, sono percorsi che sicuramente andranno sulla televisione, sui giornali, ma sui social non si fermeranno più. Certo. Sui social arriveranno in tutto il mondo. In Giappone si potranno vedere questi percorsi alla scoperta di una Sicilia un po' sconosciuta ai più. Certo.